Allora, cosa state facendo? Dai, andate a vestirvi che dobbiamo andare via. Stai cantando la canzone di Salve Giorgia? Ormai ce l'hai in testa tutti i giorni. Tutti i giorni. Vabbè, dai, e tu cosa stai facendo? Che bello, metti la miti e i gatti. Dai, andate a vestirvi, io vi direi. Dai, andate a preparare. E dove andiamo? Vabbè, con calma perché è ancora un po' presto, però. Però, prima ti volevamo chiedere una cosa. Cosa? Ti potevamo truccare, ma dobbiamo uscire, Serena. Ti trucchiamo per uscire. No, dai, ho paura che mi cominciate come un pagliaccio. Sì. L'ultima volta che mi avete truccato, che mi sono fidata, mi avete conciato come un pagliaccio. Dai, ve lo ricordate? Fidati. Ma che video che abbiamo, che non abbiamo mica fatto quel video? Sì. No, sì, ve lo... sì. Sì, no, ti ricordi? No. Avevamo fatto anche il video che mi avevate truccata tutta. E anche l'ho tolto. Sì. Vabbè, dai. Va bene, mamma, dai. Però mi dovete promettere... Mamma. Aspetta, amore. Però mi dovete... Sì, amore. Vediamo. C'è un morsichino. Una bollicina. Mamma, dai. Morsichino. Odio una zanzara o una bollicina? No, vabbè, non è niente. Pure di un ragno. Guardate, ragazzi. Sì, di un ragno. Adesso si trasforma. Mamma mia, vittima! Spider-Man. Voglio fare una cosa. Voi cosa ci fai sulla sedia in piedi da sola? Che rischi di cadere. Guardate, ragazzi, guardate. Cosa hai fatto? Ah, ok. Vabbè, dai, adesso ti prendo. Mi sono messo in tavola. Vabbè, dai, facciamo una cosa. Mi sono messo i pacchi in tavola da vicino alla porta. Ho detto tutto quello che ho detto e ho messo questo qua. Vabbè, dai, stai attenta tu, anche perché hai rischiato di farti male troppe volte. Ragazzi, sto l'occhio nero. Perché è l'occhio nero? Qua! No. Vabbè, dai, ok, dai, vi dico di sì, dai, vi faccio contente. Sì! Però mi dovete... Però mi dovete truccare bene, ok, bene. Serena? Va bene. Okay. Io adesso tu sei diventata più brava, cioè nel senso io? Più grande e sei capace ormai anche a truccare. Tu glielo dici a Serena quello che deve fare, ok? Che devi fare. E dai, visto che hai iniziato a truccarti anche tu e sai un po' come si ci trucca. Io sono Arion. Truccami prima io di... Io sono Arion, trucca. Ok. Dai, dai, su, e poi vi andate a vestire perché dai, se no facciamo tardi. Bene. Yeah! Ragazzi, qui ho preso tutto il necessario. Partiamo. Spostati Giulia, fai vedere. Dai, questo è tutto il necessario. Ok. Ok, dai, allora. Serena, Giulia fa la tua aiutante. Però chiudi dai. Gli occhi. Ok. Truccami bene, però. Chiudi okay. Gli occhi. Giulia, spostati. Chiudi gli occhi e Lori chiude gli occhi. Cavolo. Si è rotto, mamma. Ok, non iniziare a fare danni. No, si è rotto proprio lui da solo. No, se no li rompi, amore, questi. Allora, chiudi gli occhi. Ok. Spugliamo con la beauty blender. Ma non devo andare a chiamare io. Ok. Piano che mi stai schiacciando, no? Tieni, fai una okay, parte. Giulia. Piano, piano. Noi ammazziamo gli occhi. Apri gli occhi. No, chiudi gli occhi, non puoi vederti. Non puoi guardarti. Ok, dai, va bene. Poi andiamo a mettere. Vabbè, ma fa niente, dai, anche se mi guardo. Va bene, dai. Andiamo a mettere gli illuminati. Dobbiamo mettere io. Guardate com'è bello questo. Dobbiamo mettere io. Bellissimo. Dobbiamo mettere io. Comunque andiamo a metterlo. Cos'è sto rumore? Cos'è sto rumore? Siamo tutti qua? Cos'è sto rumore? Non lo so, mamma. Senti anche bussare? Hai sentito anche bussare? Senti? Mamma? Andiamo a controllare, Serena. Andiamo a controllare. No, dai, vieni con me, dai. Cos'è questo rumore? Non lo so, mamma. Aspetta. Siamo da soli in casa. Ma che aspetta? Finiamo dopo. Aspetta, fammi finire. Dai. Dai. No, Serena, finiamo dopo. Aspetta, andiamo a vedere. Dai, andiamo a vedere chi è. Al limite poi finiamo dopo. Andiamo. Dai, andiamo a vedere chi è. A vedere chi è, dai.
Chi è? Non lo so, ma non c'è nessuno. Andiamo a vedere di là un attimo. Sembrava che venisse da questa parte. Guardiamo in bagno. Qua c'è la piastra attaccata che dobbiamo usare dopo. Anzi, chiudiamo la porta prima che si brucia qualcuno. Come l'ultima volta. Dai, andiamo a vedere. Andiamo a vedere qua in sala. In sala non c'è nessuno. Nessuno. C'è tutto spento. Niente. Che strana questa cosa. Non lo so. Mi sembra un po' strana. Serena, lo sento ancora? Senti. Lo senti? Sì, mamma. Ma da dove viene questo rumore? Viene dalla camera, mamma. Sembra che venga dalla camera, ma sì. Abbiamo guardato in camera, non c'è nessuno. Non lo so, mamma. No, io c'ho un po' non di non è che ansia. Magari sotto il letto c'è qualcuno? Sotto il letto? Sotto il letto, andiamo a vedere. Proviamo andare a vedere, dai, dai, dai. Andiamo a vedere. Allora. Pronta, mamma? Sì. Uno, due, tre. Prova. No. No, non c'è nessuno, Serena. Perché non c'è nessuno? Non c'è nessuno lì. Ma senti che... Senti, senti ancora il rumore. È vero? Mamma? Mamma? Lo senti, Serena? Ma da dove viene? Non lo so. Serena, lo senti? Sì, mamma, lo sento. Mamma, chi è? Mamma, chi è? Mamma, chi è? Mamma, dov'è? Mamma, soprattutto dov'è? Mamma? Serena, cos'è? Sì, Lori se la ride. Serena, proviamo ad andare a vedere in cucina, perché in cucina non abbiamo visto. Sembra che venga da qua, ma non riesco a capire da dov'è. Punto. Dai, proviamo ad andare a vedere in cucina. E che motto? Ma che mostro! Vedi, qua lo sento, ma lo sento molto in lontananza. Hai paura, amore? Hai paura? No, non devi aver paura. Ma poi, mamma... Ma non è che c'è un animale in casa? Non ho idea. Serena, ma cos'hai qua però? Scusami una cosa. Ti sei sporcata di fondotinta? Ti sei messa il fondotinta nella bocca? Invece di metterlo a me? C'hai la bocca sporca di fondotinta. Ragazzi, Serena, sentilo ancora, sentilo. Ho fondotinta, sentilo. Però, mamma, lo sento. Ho un po' paura. Mamma, chi è? Non lo so, Serena, non ho idea. Non mamma, ho idea. Ma è un topo? È cada notte? E se c'è un topo? No, mamma, mamma, poi sì, ma un topo non bussa, però. Ma un topo non bussa, però. Cioè, non è che bussano. Cioè, non lo so, si sente come se spingono. Ragazzi, non lo so, dov'è che possiamo... Ma poco è troppo che ha poco di... Non lo so, Giulia. Sì, secondo voi, chi può essere che fa questo rumore so, così strano? Si sente un rumore davvero molto strano, non so se voi lo riuscite non a lo sentire. So, so. Si sentono tipo dei versi e poi si sente come se uno volesse spingere qualcosa o bussa, non lo so, non si capisce bene. Cosa può essere? Non lo so, mamma. Hai paura? Hai paura, amore? Senti? Sì, è fuori, amore, è fuori. Ma cosa hai mangiato che sei tutto sporco? Vabbè, dai, andiamo. Vabbè, dai, andiamo a vedere, dai, andiamo. Vabbè, per il momento non sento niente. Non sto sentendo più niente, però. Amore, hai paura, amore? Si è sentito ancora? Sembrava che... Perché ridi? Cosa ti ridi? Lori ride perché sente questo rumore strano e da fare. Serena, io direi di fare una cosa, ascolta. Andiamo a finire, finiscimi di truccare. Sì. E se poi dovessimo sentire ancora altri rumori,
e niente, lo andiamo a vedere di nuovo, speriamo di non sentirle più, magari viene da fuori, forse dalla parte del balcone di là, sai che noi abbiamo il balcone, no? Dalla parte sì. della mia camera, e magari forse dalla parte del balcone qualcuno fuori, no, non lo so, non lo so. Anche perché sta un po' piovendo, cioè sta piovendo adesso, con ciò vabbè, dai, non direi mamma. Neanche di andare fuori, no, di ragazzi, andiamo, vabbè, andiamo a finire di truccarmi che poi ci prepariamo, dai. Allora mamma, dai, finitemi di truccare, allora, dai, dai, perché sennò sentiamo con il blush. Dove ti mette mamma? Qua, aspetta, aspetta. Aspetta, glielo vuoi sfumare tu questo? No. Ok, il mascara, ti mettiamo il mascara. Ok. Fallo bene, eh? Ok, mi raccomando. Anche se avrò paura di cavarti un occhio. Guarda come okay. te l'ha messo bene. Brava, se mi trucchi bene. Ma mi no, potrei, cosa stai facendo? Mi potrei truccare più spesso. Lori, che fa Lori? Ti tira i chiappi? No, mi vuole truccare? Ah. Sì, ti sto spalmando. Sì, ti sto spalmando. Serena, ma sbaglio mi hai messo anche? Ho sentito che hai appoggiato il mascara anche qua. No. No? No. Sei sicura? Perché? Perché mamma? Fatto, tolto tutto. Perché? Amore. Allora, vabbè. Allora. Spero che mi stai truccando bene, io ancora non mi vedo. Dove ti metti? Ok, devi uccidere la barra, amore. E ti metti qua? Ok, sì. Ok. E per Cari. Finire il lucido labbra. Che succede? Mamma. Serena, aspetta. Eccoli. Ma da dove ancora? No, mamma. Da dove viene? No, ma sembra che viene dalla camera ancora. Niente, dai, andiamo a controllare bene. No, mamma, camera, perché non sei possibile. Dai, dai, veloce, Serena. Giulia. Dai. No, vittima! Dai, basta, basta. Ok, dai, avete finito, dai, adesso andiamo a vedere un attimo in camera, perché qua la cosa mi sta veramente facendo preoccupare a me. Ok, preoccupare. Vabbè, dai, però per il momento non sentiamo più niente. Vabbè, dai. Vabbè, andiamo a controllare lo stesso. No. Andiamo, ragazzi. No. Andiamo a vedere l'amore. Ragazzi. Venite, ragazzi, mamma, vieni. Ragazzi. Qui non c'è nessuno. Sotto la guardiamo sotto la culla, Serena, guarda sotto la culla. No, ho paura. Se guardiamo sotto la culla. No, ma è impossibile, da dove viene? Non c'è nessuno sotto la culla. Guardiamo qua dietro. Qua non c'è nessuno. Qua neanche. Non ne ho idea, ragazzi, non ne ho idea. Niente, guardiamo qua dietro. Non c'è nessuno. Se mai guardiamo dentro l'armadio. Non c'è nessuno, non c'è nessuno. Però sembra che venga da quell'armadio lì. Serena, sembra che venga da questo armadio. Non lo so. Proviamo ad aprire. Sì, un attimo, Serena, scusami. Proviamo a vedere dentro questo armadio. Sì, sì, viene proprio da questo armadio. Fammi sentire. Sì. Ragazzi, sembra che venga proprio da questo armadio. Sì, viene da questo armadio. Che paura, ma chi c'è dentro? No, ragazzi, ho paura. Che paura. Vado ad aprire no, l'armadio. Vado di là. Va bene, dai, vai di là. Ma andate di là, dai, voi bambini piccoli, perché non si sa mai. Gliel'ho detto. Cosa? Sì, andate di là, dai, che non si sa mai. Vai di là, dai. Andate a guardare i cartoni. Serena, cosa dici? Serena, cosa dici? Proviamo ad aprirlo. Aspetta, provo a sentire. No, via, via. Basta. Allora, non lo so, mamma. Lo apriamo? Sì, apriamolo, Serena, apriamolo, perché dai, davvero. Apriamolo, anche se un po' di paura, ragazzi. Ragazzi, cosa dite? Consigliateci qualcosa, consigliateci se ci conviene aprire, meglio aprire l'armadio oppure aspettare papà Stefano che arrivi, perché non si sa mai, non sappiamo chi è o cosa c'è dentro.
E non lo so, voi mi raccomando, scriveteci qualcosa nei commenti, spolliciate e iscrivetevi al canale perché non si è iscritto, mi raccomando, e attivate anche la campanellina. È vero. E non perdete questo video, guardatelo fino alla fine per vedere chi è realmente dentro l'armadio o chi c'è dentro l'armadio, perché io ho un po' di paura. Ragazzi, mi raccomando, mettete like per darci tanto coraggio. Iscrivetevi al canale, spolliciate. Niente, proviamo ad aprire. Io direi di aprire, dai. Ok. Perché papà arriva tra un bel po'. Con ciò apriamo. Apriamo. Mamma, però bisogna far luce perché sennò si vede tutto buio, si vede? Okay. Non lo so. Vediamo. Lori, Lori, Lori. Senti, senti i rumori, senti. Siete pronti? Sei pronta? Vai. Uno, due e... Letto. Che mamma, cos'è un ognomo? Che cos'è? Non l'ho mai visto. Stai tranquilla. Stai tranquilla. Oh mamma, chi è Serena? Apri. Apri Serena, chi è? Oh, aspetta che stai cadendo. Chi è Serena? Serena, aiuto. No. Serena, perché la tocchi? Perché lo tocchi? Io perché? Lo conosco. Aspetta, come lo conosci? Togliamo. Serena, ma chi è? Voglio sapere. Voglio sapere chi è, io non l'ho mai visto. Ma chi è? Chi è? Spiegami chi è. Mi stai dicendo che lo conosci, come fai a conoscerlo? E cosa ci fa dentro l'armadio, soprattutto legato? Bello rivederti, gnomo. Veramente. Mamma, lascia stare. Mamma, che cosa è successo? Perché eri tutto legato? Vabbè, mamma, comunque a te ti spiego dopo. Per fortuna che ti abbiamo liberato. Ma devo dire che l'altra volta mi sei stato proprio d'utile. Grazie. Grazie Serena, mille. Ma si può sapere chi è? Sì, io non ci sto capendo niente. Come fa Serena a conoscere questo gnomo? Non ho veramente idea. Non so cosa... Non ci sto capendo niente. Un gnomo dentro l'armadio mi sono trovata oggi. Ma vai, avevo visto il signore che si chiama Blackheath. E io ero a bocco e lui mi ha portato qua e mi ha legato. Davvero? Com'è il signor Jenkins? Signor Jenkins? Anche qui c'è di mezzo il signor Jenkins con un povero gnomo. No, veramente non è possibile. Io non ho parole, non ho parole veramente. E Serena, ma poi spiegami un pochino come fai a conoscere questo gnomo. È una lunga storia, mamma. Meglio che te la spiegherò più tardi. Davvero? Ma almeno è buono? Cioè, è bravo? Buono da mangiare? Non lo so, perché ancora non l'ho dai, assaggiato. Dai, Serena, dai, non in quel senso. Però è bravo, sì. E adesso cosa ne facciamo di questo gnomo? Lo ospitiamo a casa nostra. No, non possiamo. Penso che un gnomo comunque... Lo lasciamo vuole... disperato per strada. Dai, che per strada. Dove vive? Dove l'hai incontrato tu? Nel bosco, un ognomo vive nel bosco, giusto? Io direi di farlo tornare nel suo habitat, cosa ne dici? Niente, io direi slegato, l'abbiamo slegato e direi adesso di lasciarlo andare, lo salutiamo e lo lasciamo andare, ok? E per forza, non lo possiamo tenere a casa nostra, a parte che penso che non ci voglia neanche stare a casa nostra. Vabbè, proviamo a chiederglielo. Ragnomo, tu cosa vorresti fare? Vuoi tornare a casa tua? O non lo so, dimmi tu. Io sono a casa mia, nel bocco. Ok, va bene, allora ti lasciamo andare. Cosa dici Serena? Lo lasciamo andare, dai. Niente, dai, facciamogli strada. Ma scusami, non sei riuscita a liberarti siccome tu hai i poteri? Continuo a fare la magia perché l'ho legato. Allora ti accompagniamo alla porta. Mamma, penso che se ne potrebbe andare anche lui da solo con la sua magia. No, grazie. Serena, no, dove è andato? Ma dove è andato? Serena, è sparito? Nel bosco, mamma. Non c'è più qui? È la sua magia. Lascia stare, ti racconterò una volta chiuso il video. Vabbè, raccontami tutto perché veramente io non ci sto a capire sì, niente sì, qui. Sì, sì. E vabbè dai, alla fine non siamo neanche potuti andare infatti lì. Anche perché ormai credo che sia fatto un po' troppo tardi
E... vabbè ragazzi, noi vi salutiamo. Vabbè, e... ma io quello che mi spiego però, come mai il signor Jenkins ha legato questo gnomo? Non lo so mamma, non lo so. Dobbiamo scoprirlo. Dobbiamo scoprirlo. Vabbè, comunque speriamo di scoprirlo prima o poi. Andremo a investigare più a fondo su questa storia. Vabbè, comunque, non anzi, poi mi devi spiegare tutto, perché magari, sì, sì, forse, sì. Magari, per quello che è successo, sai tu, non lo so, vabbè, comunque, no, no. Non lo so, vabbè, poi spiegami tutto, vabbè. E vediamo, comunque, ci pensiamo. Comunque, ragazzi, ne vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, spolliciate, iscrivetevi al canale per chi non si è iscritto, attivate la campanellina per non perdervi nessuna nostra avventura e disavventura. Oh, eccola qui, Giulia. Come quella di Addy. Ma lo sai cosa è successo? Cosa? Non hai sentito dei rumori? È venuto un gnomo a casa nostra? È vero. Vabbè, comunque, dai, sei ancora piccolina per sapere queste cose. Niente, commentate, seguiteci su Instagram, TikTok e Facebook. Ne approfittiamo prima di chiudere a salutare Filomena. Un bacio a Filomena. E un abbraccio. E un bacio e un abbraccio a Lucrezia. E un bacio e un abbraccio a tutti i nostri big amici. E... niente, e noi ci vediamo con un prossimo video della Big Family. Ciao big amici. Ragazzi, e secondo voi perché il signor Jenkins ha legato lo gnomo dentro il nostro armadio? Non lo so ragazzi, scrivete nei commenti. Ciao. Yeah!